Allora, io vi farò una breve presentazione, cercherò di tirare un pochino perché siamo in ritardo, su quello che è un po' il lavoro che abbiamo fatto come gruppo di ricerca negli ultimi ormai 16 anni, cioè da quando ero studente, ormai inizio a avere una certa età anch'io, quindi ogni anno la gente mi rivede e vede che sono invecchiato. E in particolare vi parlerò un pochino sulla parte di riproduzione ed allevamento dei pesci. Cercate di tenere i toni un po' smorzati, nel senso di vederlo un pochino in generale. Dopo, io sono qua 2 giorni, quindi se qualcuno ha bisogno, vuole sapere qualcosa in più, sfinitemi pure la vita, che lo faccio volentieri, insomma, a discutere di questi argomenti. Partendo con una brevissima introduzione, quello che possiamo fare è paragonare un pochino le scogliere coralline alle foreste pluviali. Quindi sono sicuramente degli ambienti ad altissima biodiversità, sostengono un grandissimo numero di pesci, di invertebrati, e diciamo la mia chiacchierata di oggi, vedrete, più che altro è focalizzata sui pesci. Io mi occupo prevalentemente di quello. Coralli mi ho iniziato a fare qualcosina negli ultimi anni, ma sicuramente non è la mia specialità, quindi ci sono persone molto più competenti, diciamo, in quest'area. Purtroppo quello a cui abbiamo assistito negli ultimi anni è un forte declino di questa biodiversità, dovuta più che altro a tutta una serie di impatti antropici. Sicuramente possiamo ricordare il cambiamento climatico, e questo risente, diciamo, molto sulla parte dell'erte dei coralli, quindi lo sbiancamento, ma anche sui cicli riproduttivi degli animali, perché dobbiamo ricordarci che anche se spesso ai tropici non vediamo una vera stagionalità, in realtà c'è, cioè piccole variazioni di temperatura e fotoperiodo hanno poi degli effetti biologici molto ampi sugli organismi. Abbiamo poi una pesca indiscriminata e ovviamente tutta una serie di scarichi, diciamo, agricoli o fognari, che possono poi determinare eutrofizzazione all'interno dei nostri sistemi. Però sotto, diciamo, queste pressioni sulle scogliere coralline abbiamo sicuramente in parte anche l'acquariofilia, soprattutto quando non è consapevole. Se guardiamo quindi queste moderne vasche ornamentali, possiamo vedere che oggi, grazie alla tecnologia, abbiamo appunto dei veri e propri ecosistemi rappresentati. E non troviamo più soltanto i pesci come accadeva, diciamo, negli anni 80 e 90, ma come vedete rappresentiamo proprio una vera porzione di reef all'interno della nostra vasca. La domanda che però ci dobbiamo porre è: da dove vengono questi organismi? Nel senso che mentre per l'acqua dolce la maggior parte di questi organismi vengono da allevamenti, per l'acqua marina è vero il contrario, nel senso che poco più del 10% di questi organismi è oggi allevato in cattività. E pertanto la stragrande maggioranza di questi organismi viene presa ancora in mare. Molto spesso oggi, grazie a sensibilizzazione, grazie ad attività di associazione, eccetera, con metodi sostenibili, quindi reti, nasse, insomma attrezzi di pesca selettivi che ci permettono di selezionare l'animale che ci serve per l'acquario e liberare, diciamo, quello che non ci serve e lasciarlo quindi vivo in libertà, ma molto spesso ci sono ancora delle realtà che utilizzano metodi molto distruttivi. Quindi l'utilizzo del sodio cianuro come anestetico, che viene quindi spruzzato sul reef e impiegato appunto per stordire gli animali, ma essendo un veleno ovviamente la nube del cianuro distrugge tutto quello che incontra, compresi i coralli. E poi sicuramente la dinamite, quindi spesso si utilizzano, vedete la prima immagine in alto, delle bottiglie, si riempiono di sabbia e fertilizzante, si tappano con un petardo, si buttano a mare e l'onda d'urto ovviamente colpisce gli animali e li stordisce. Questa tecnica, più che per, diciamo, il mercato dell'acquariologia, è impiegata fondamentalmente per i pesci da pesca, da mangiare. Però capite che in questo modo, se vedete le immagini sotto, si distrugge la struttura fisica del reef, e ovviamente distruggendo il reef si va a distruggere l'ambiente in cui gli animali vivono, e di conseguenza si ha una grossa perdita di biodiversità. Stessa cosa che si fa se andiamo a prelevare coralli. Quindi se io rompo il reef per prelevare talee o addirittura intere colonie di corallo, quello che posso fare è nel tempo impoverire questo reef. Se guardate qua sotto, questo reef ha la mia stessa età, quindi 75-2014,
guardate a furia di prelevare questo sito è come si è diciamo depauperato della propria biodiversità, e perdere i coralli significa perdere i pesci e di conseguenza poi perdere le entrate per queste popolazioni diciamo che vivono di questo tipo di pesca. In più dobbiamo poi ricordarci che questi animali è vero che sono pescati in mare, ma per giungere da noi fanno un lungo viaggio che spesso non è fatto nelle condizioni ideali, spesso chi esporta non è particolarmente attento alla quarantena e agli aspetti sanitari, e pertanto quello che succede è che alla fine di questo viaggio il 60-70% di questi organismi può morire. Poi c'è chi lo fa molto bene, quindi queste perdite sono molto più basse, però va comunque sottolineato il fatto che molti di questi animali diciamo possono morire durante questa filiera dell'acquariologia. In più ci sono poi delle mode che, come per esempio l'uscita del film Nemo nel 2003-2004, dove fondamentalmente il messaggio del film era molto nobile: i pesci stanno meglio in mare, quindi non teniamoli costretti in un acquario. Quello che in realtà è successo è tutt'altro, nel senso che poca è stata la gente che si è resa conto della responsabilità e dei costi per mantenere questo organismo. E quindi, diciamo, in tanti abbiamo voluto l'anfibio nocellaris, in pochi forse siamo stati bravi a mantenerli in vita, e pertanto, appunto, quello che è successo è che le popolazioni di Nemo hanno subito un grosso declino. Probabilmente lo saprete, a breve uscirà il secondo film, che è quello alla ricerca di Dory. In questo caso, con Paracanthurus hepatus, non abbiamo nemmeno la possibilità di allevare ancora in cattività questo pesce, quindi sicuramente bisognerà porre un'ulteriore attenzione. Pertanto, capite che studiare la riproduzione e l'allevamento di queste specie in cattività può avere diversi vantaggi. Da una parte ci produce sicuramente un rifornimento alternativo di pesce, cioè posso andare a prenderlo in mare, me lo allevo in cattività. Dall'altra, chi lo fa per ricerca, ma questo di base è fatto anche da lobbista, raccoglie una serie di informazioni sul raggiungimento della maturità sessuale, la taglia di prima riproduzione, il numero di uova prodotte, eccetera, e tutte queste informazioni insieme sono importanti non solo per produrre questa specie in cattività, ma molto spesso anche per avere un miglior management proprio degli stock ittici naturali. Per quanto riguarda i pesci, purtroppo abbiamo ancora diversi punti deboli, diciamo, nella produzione. Alcuni sono in parte stati bypassati dalla ricerca, altri ancora no, e tra questi ricordiamo sicuramente creare delle coppie, quindi avere un maschio e una femmina, che spesso nei pesci non è così semplice per la loro plasticità sessuale. Alcuni cambiano sesso, alcuni sono contemporaneamente maschi e femmine, alcuni sono bidirezionali, altri una volta cambiato sesso non cambiano più, poi ne parleremo un po' più in dettaglio. Lo sviluppo embrionale, che è strettamente legato alla nutrizione delle femmine, e in questo ci ha sicuramente aiutato moltissimo lo svilupparsi di molte aziende che hanno studiato proprio le richieste nutrizionali dei pesci. La schiusa e poi quest'ultima parte, che è quella che almeno personalmente reputo più affascinante, che è il passaggio appunto da un'alimentazione che chiamiamo endogena, cioè basata sul tuorlo, ha la capacità da parte delle larve di predare predelinee, che quindi prevede l'individuazione di tutta una serie di organismi del plancton che abbiano non solo una certa taglia ma anche certe caratteristiche nutrizionali. Se vediamo quindi il ciclo vitale dei nostri pesci, vediamo che è fatto da diverse fasi ecologiche e biologiche. Abbiamo quindi gli adulti, che maschio e femmina si accoppiano producendo uova e sperma, producono quindi l'embrione che si sviluppa, schiude. Abbiamo una fase larvale che è fatta nel plancton, che serve più che altro a far entrare questi organismi nelle grandi correnti oceaniche e andare a conquistare nuovi habitat, quindi rimescolare un po' i geni delle nostre popolazioni. Questa fase finisce col processo di metamorfosi e poi abbiamo i cosiddetti giovanili, cioè il punto 3, che poi maturando richiudono il ciclo sotto forma degli adulti. E per essere in grado di riprodurre e allevare in cattività queste specie, dobbiamo ovviamente capire tutte queste diverse fasi biologico-ecologiche. Per quanto riguarda la riproduzione in mare, abbiamo tantissime strategie riproduttive.
le dominanti sono sicuramente la demersale e la pelagica. La demersale prevede appunto che gli embrioni siano attaccati al substrato, nel senso possiamo avere diverse tipologie, pesci pagliaccio per esempio hanno l'uovo che è un polo, ha dei filamenti e quindi attacchiamo le nostre uova al substrato duro, gli pseudocromidi lassù in alto formano degli ammassi di embrioni e poi abbiamo gli incubatori orali come gli apogonidi che tengono i piccoli in bocca. Tutti questi diciamo rientrano nella categoria dei depositori demersali che quindi vedete producono più o meno tra le 100 e le 1000 uova covata e hanno le cure parentali, quindi di solito è il maschio che si prende cura appunto della propria. D'altro canto abbiamo invece la deposizione pelagica, che forse è quella che evolutivamente è diventata dominante diciamo in mare, e di solito gli embrioni sono rilasciati in colonna d'acqua, non abbiamo cure parentale. Questi embrioni sono prodotti in numeri molto grandi, quindi 300, vedete, fino al milione per covata, e ovviamente non essendoci cure parentali questi embrioni sono immediatamente lasciati al loro destino. Questo significa che i genitori quando depongono devono deporre in modo tale che le chance di sopravvivenza di questi embrioni siano massimizzate, quindi hanno scelto proprio di deporre quando? Al tramonto, cioè quel momento in cui i predatori diurni stanno andando a dormire e quelli notturni non sono ancora pienamente attivi, e in più depongono vicino alla superficie dell'acqua, cioè lontani dal fondo, cioè dal bentos del mare, dove abbiamo tutta una serie di organismi plantivori che potrebbero appunto alimentarsi. E quindi vedete che fondamentalmente quello che succede, i pesci si avvicinano alla superficie, viene rilasciata questa nuvola di sperma e uova, si ha la fecondazione e questi embrioni entrano di nuovo nelle correnti oceaniche e vanno incontro al loro destino. Pochi sopravviveranno. Ovviamente in entrambi i casi per riprodursi questi pesci devono arrivare diciamo a sviluppare delle competenze riproduttive. Questo è dato dall'integrazione di diversi fattori. Abbiamo sicuramente dei fattori metabolici, nel senso un po' come succede per noi, dobbiamo raggiungere una certa età e una certa taglia e di conseguenza un certo status energetico. Dobbiamo integrare dei fattori ambientali, quindi le condizioni ambientali devono essere più favorevoli possibili per far sì che la nostra prole sopravviva. Se io depongo d'inverno quando ci sono le mareggiate, fa freddo e non c'è plancton, ovviamente è energia sprecata, quindi l'animale tende a deporre proprio quando le condizioni ambientali sono più idonee. E poi ovviamente dei fattori sociali, per avere la riproduzione devo avere un maschio e una femmina. E per quanto riguarda questo, sicuramente i pesci, come vi dicevo all'inizio, sono estremamente plastici dal punto di vista della sessualità. Abbiamo specie gonocoliche, cioè che nascono a sessi separati, quindi uno resta maschio e uno resta femmina la vita, per tutta la vita, ma abbiamo anche specie ermafrodite, quindi possono cambiare il loro sesso durante la loro storia vitale. Quindi abbiamo per esempio alcuni serranidi che sono ermafroditi simultanei, cioè maschio e femmina contemporaneamente, ma questa è abbastanza una rarità, diciamo, per quanto riguarda i pesci. Poi abbiamo più che altro tanti ermafroditi sequenziali. E tra questi, diciamo, sicuramente abbiamo i pagliacci, che sono proterandrici, cioè nascono maschi e diventano femmine, quindi l'individuo grande è femmina, quello piccolo è maschio, oppure proterogenici, come tanti pseudocromidi o pomacantidi, dove la femmina è il primo stadio, diciamo, sessuale, e poi appunto l'organismo, se diventa dominante, diventa maschio. Per quanto riguarda l'ambiente invece, ognuno di noi sapete che ha un ritmo circadiano o circannuale, nel senso che i cambiamenti delle stagioni, quindi luce, temperatura, eccetera, vengono percepiti da una serie di strutture all'interno del nostro cervello e vengono poi trasdotte in segnali chimici e ormonali. E sono proprio questi che sono essenziali, perché l'animale percepisce che la temperatura, il fotoperiodo, la disponibilità di cibo, eccetera, sono ottimali per far sì che la propria prole possa sopravvivere al meglio. Pertanto si vengono a produrre quegli ormoni che permettono appunto la maturazione delle gonadi, quindi del testicolo e dell'ovario.
Se vediamo, la maggior parte delle specie ornamentali si riproduce in estate, cioè quando la temperatura è alta, il fotoperiodo è lungo, e questo vale sia nell'emisfero sud che in quello nord. In questo senso, quello che ci serve a noi è la tecnologia, nel senso abbiamo timer, scambiatori di calore, refrigeratori, termostati, luci particolari, eccetera, che ci permettono appunto di mimare una stagionalità sulle nostre vasche. Pertanto quello che possiamo fare è che in generale, parlando per le specie e le posizioni demersali, basta impostare temperatura alta e fotoperiodo lungo, e di solito nel giro di qualche mese o qualche anno appunto gli animali vanno in riproduzione. Per le specie a deposizione pelagiche invece dovremo dare una vera e propria stagionalità, 2 o 3 mesi d'inverno, 2 o 3 mesi di primavera e poi un'estate durante appunto la quale gli animali andranno a deporsi, dopodiché ridaremo uno stop e ricominceremo. Questo perché? Perché di base le specie a deposizione pelagica depongono tutti i giorni e quindi è uno sforzo, diciamo, energetico enorme, quindi dobbiamo dare uno stop invernale durante il quale non si riproducono e che permette soprattutto alla femmina, diciamo, di ripristinare il proprio status energetico. Paragonando ancora le due riproduzioni, vedete che anche lo sviluppo embrionale è molto diverso. Diversi giorni, dei 3 ai 10 per le specie a deposizione demersale, poche ore, 15 ore, 18 ore per le specie a deposizione pelagica. Questo cosa significa? Significa che di base al momento della schiusa lo sviluppo dell'organismo che ne uscirà è estremamente diverso. Quindi quello che vediamo è che per una deposizione demersale abbiamo l'uscita di una larva al momento della schiusa, quindi un piccolo pesciolino ancora molto rudimentale che però ha occhi, bocca e tratto digerente aperto, quindi mangia, è un piccolo predatore. D'altro canto, se invece consideriamo una deposizione pelagica, vedremo che avremo una prolarva, cioè una fase precedente alla fase larvale. Questo significa che, come vedete lì nell'immagine a sinistra, abbiamo un qualcosa di molto rudimentale. Questa prolarva, vedete, non ha gli occhi pigmentati, quindi non vede, ha un ritmo circadiano grazie alla pineale, la bocca è chiusa e quindi mangia quel sacco del tuorlo che vediamo lì ancora molto sviluppato e presente. Quindi di base quello che succede è che nelle 48 ore successive alla schiusa riassorbe questo sacco del tuorlo e va incontro alla seconda fase di sviluppo in colonna d'acqua che termina, vedete, proprio con la fase di larva. Quindi hanno un passaggio in più rispetto a una deposizione demersale. Come vi dicevo, l'allevamento di questi piccoli organismi, parliamo di organismi che vanno dai 2 ai 4 mm, è ancora molto complicato, quindi la larvicoltura è sicuramente uno degli ostacoli più grossi che abbiamo ancora. E la ricerca ha testato tanti organismi, diverse specie di microalghe, Physocrytis, Nanochloropsis, Rhodomorphis, sono state messe in cultura diverse, alcune dinoflagellate come Xyris marina, ma anche molte specie, parlavamo prima con lui, dei ciliati per esempio, i ciliati nudi del genere Euplotes, molte specie di copepi, adesso ne parleremo, quella è stata, diciamo, uno dei filoni di ricerca su cui ho battuto per tanti anni, anche se in realtà penso se qualcuno di voi alleva pesci marini a casa sicuramente lo fa con rotifere artemi, che rappresentano, diciamo, di base gli organismi più impiegati. Questi perché? Questo perché sono facili da mantenere, sono planctonici, hanno una taglia più o meno adatta per diverse specie e se li andiamo ad arricchire, soprattutto con acidi grassi poliinsaturi, quello che possiamo fare è solamente andare a migliorare la sopravvivenza delle larve, la pigmentazione, vedete queste malformazioni nell'ocellare si riducono quando abbiamo un corretto apporto di acidi grassi e poi ovviamente accorciamo anche la fase larvale in modo tale da uscire prima possibile a questa fase così delicata. E quindi le specie che possiamo allevare usando rotifere a temia sono tante ma non sono sufficienti, sono quelle di cui abbiamo parlato prima, più o meno quel 10% di cui si parla. Se vedete sono quasi tutte specie, queste che vedete sono tutte specie a deposizione demersale, ci arriveremo poi alla fine della chiacchierata. Ovviamente quello che dobbiamo tener conto è che rotifere e artemia non sono il vero alimento delle larve di mare, perché non esistono,
di base, rotifere e artemia in ambiente oceanico. I rotiferi sono più che altro organismi di ambiente salmastro, l'artemia è un organismo che vive nelle saline, come dice il nome stesso, no? Artemia salina. E quindi innanzitutto non sono le prede naturali, per alcuni organismi già rotiferi e artemia sono troppo grandi, quindi non riescono a mangiare. E poi questi rotiferi e artemia hanno questo movimento costante, va bene, che spesso non stimola la predazione da parte delle larve. Quindi tanti degli insuccessi che noi abbiamo nell'allevamento larvale sono proprio dovuti al fatto che queste prime prede vive non sono ottimali. Se andiamo a vedere quello che succede in natura, prendiamo delle larve, analizziamo il contenuto stomacale e vedremo che questi stomaci sono più che altro pieni di copepodi, che sono fondamentalmente dei piccoli crostacei che rappresentano la produzione secondaria appunto in mare. Questi copepodi hanno diversi vantaggi: innanzitutto si muovono a scatti, quindi non hanno un movimento monotono; secondo, sono ricchissimi degli omega 3 e gli omega 6, famosi acidi grassi poliinsaturi che servono appunto alle larve; e terzo, hanno un ciclo vitale molto complesso che va dal nauplio al copepode, che quindi cambia molto in taglia, passiamo da circa 100 micron a 1000 micron. E quindi capite che con lo stesso organismo io posso dare da mangiare alle mie larve organismi di taglia diversa durante le diverse fasi dello sviluppo larvale. E questi copepodi si dividono prevalentemente in arpacticoidi, cioè copepodi che stanno a contatto con il substrato, quindi vivono sul fondo, e quindi sono facili da mantenere, crescono in fretta, mangiano un po' di tutto, dal cibo micronizzato piuttosto che microalghe, eccetera. Però, anche se potremmo pensare di aver trovato insomma la soluzione a tutto, in realtà quello che diciamo non funziona molto bene è che stando sul substrato non stanno in colonna d'acqua e la larva mangia in colonna d'acqua. Quindi questi copepodi arpacticoidi, pur essendo facili da allevare, non risultano idonei se utilizzati da soli come alimento. Quindi di solito vanno mischiati con rotifere e artemie in modo tale da garantire una presenza di prede minime in colonna d'acqua. Quelli più interessanti sono sicuramente i calanoidi, cioè quelli che stanno sempre in colonna d'acqua. Sono molto piccoli, durante le fasi naupliali, ricchi di acidi grassi, e quindi rappresentano sicuramente il cibo ideale per le nostre larve. E alcune delle specie sicuramente più importanti sono la Acacia tonsa, che è usata in tanti laboratori, è sicuramente uno dei copepodi più utilizzati, il Centropages typicus, che è una specie mediterranea che però si adatta anche a temperature più alte, e poi il Parmocalanus crassirostris, che invece è una specie diciamo circumtropicale, molto piccola e molto adatta diciamo per le specie ornamentali. Purtroppo è molto difficile mantenere questi copepodi, soprattutto per lunghi periodi. Tendono a contaminarsi in fretta, soffrono il cannibalismo, non possiamo tenerli a densità alte perché poi si mangiano tra di loro, e più che altro abbiamo bisogno di dei cocktail microalgali, nel senso io non posso dargli una dieta monospecifica, cioè basata su un'unica alga. Di solito quello che si fa, si miscelano almeno tre alghe, per esempio Nanochloropsis, Isocrisis e Rhodomonas, per soddisfare diciamo le esigenze alimentari in termini di taglia dei tre diversi stadi del ciclo vitale del copepodo, cioè il nauplio, il copepodite e il copepodo, che hanno tre taglie completamente diverse. E per allevarli posso avere diverse soluzioni: ho delle vasche grandi dove io allevo tutto assieme, e quindi in base alla taglia a sinistra che voglio diciamo impiegare, io avrò dei setacci. Se io voglio prendere un qualcosa da 200 micro, andrò a setacciare con maglie via via più piccolo un certo volume d'acqua fino a raccogliere la frazione più piccola, oppure dei sistemi semiautomatici che sono un po' meglio, perché ovviamente filtrando i copepodi in parte si danneggiano. Questo sistema semiautomatico che sta a Napoli, alla stazione zoologica, vedete, è composto da due vasche dove abbiamo prima vasca principale, dove immaginateli nell'acqua i copepodi di vari stadi, copepodite, nauplio, copepode, dove c'è scritto 50 micron, quello è lo scarico che va al filtro, quindi è schermato, quindi entra l'acqua ma entra tutto ciò che è più piccolo di 50 micron, in modo tale da non risucchiare il mio plancton. L'acqua va nel sistema di filtraggio e dal tubo centrale, vedete, viene restituita pulita la vasca. Vedete che il ricambio è molto ridotto, guardate, sembra quasi un goccia a goccia, no? Ovviamente per evitare che
tutti questi organismi vengono risucchiati. E poi c'è questo secondo cestello a destra, che vedete a quell'asta centrale, che non è altro che una torcia sommergibile. Quindi quello che succede è che io di notte accendo la torcia, quel cestello, vedete che ha quelle maglie da plancton, è intercambiabile, quindi posso metterlo da 100 micron, da 200, da 500. Ovviamente cosa succede? Di notte accendo la luce, gli organismi attratti dalla luce vanno contro la rete e chi è che entra? Entra tutto quello più piccolo della taglia della rete che ho messo. Se lì c'è scritto 100 micron, lì dentro troverò tutto quello che è più piccolo di 100 micron. Quello più grosso non riesce a entrare. Dopodiché, queste due vasche, se vi ricordate, erano su due livelli diversi. Apro questo tubo, l'acqua che sta nel cestello finisce in un secondo cestello, mi convoglia tutto e quindi in maniera semi-automatica lì dentro mi troverò, per esempio, in acque di copepoli senza aver dovuto effettuare attività di filtrazione. Va bene, in questo modo non danneggio la coltura, perdo meno tempo e diciamo il sistema lavora meglio. Ovviamente queste sono due strategie, però tenere diciamo queste colture sia con un sistema che con un altro è rischioso, richiede manodopera specializzata, quindi molto spesso chi fa questo di mestiere non vuole investire diciamo dal punto di vista economico in queste cose. E quindi altre strategie quali sono? Prendere i copepoli in mare, uno esce dalla rete da plancton e li prende, ovviamente questo però ha anche degli svantaggi, nel senso che la produzione è dipendente dai cicli meteoclimatici. Se oggi è brutto, io in mare non ci vado e i miei pesci non mangiano di base. Come potenzialmente posso portarmi dei parassiti o delle patologie in vasca, quindi è un qualcosa che è poco controllato. L'altra alternativa sono questi copepoli, su cui abbiamo lavorato per un pochetto, che sono prodotti da una ditta norvegese. Sono copepoli preservati con un metodo di cui io so poco, però di base sono fatti in modo tale che non si rompano col congelamento e quindi sono rivestiti in modo tale che il contenuto non venga poi perso una volta messo in acqua. Ovviamente è un organismo morto, quindi di base risulta essere meno attrattivo rispetto a un organismo vivo. Oppure, se torniamo un attimo al ciclo dei copepoli, vediamo che i copepoli hanno due grosse tipologie di uova, cioè le uova subitanee, cioè quelle che vengono fecondate e schiudono subito, vedete come naupi, o delle sorta di cisti che noi chiamiamo uova che vanno in diapausa. E queste cisti possono restare quiescenti, un po' come quelle dell'artemia, per lunghi periodi. E diversi sono stati, diciamo, gli studi fatti su queste uova. Per quanto riguarda le uova in diapausa, cioè le cisti, è facile tenerle, ma è difficile indurne la produzione in cattività. Molti studi sono stati fatti invece su quelle subitanee. Quindi se io prendo questi embrioni, li metto a freddo, ovviamente rallento il metabolismo e li posso tenere nello stadio embrionale per lunghi periodi. Quindi quello che si è fatto è prendere queste uova di Acarzia tonsa, che non sono altro che questi pallini azzurrini che vedete, conservarli a freddo, cioè in frigorifero, per un certo periodo, in condizioni anossiche, al buio, vedete, chiusi lì dentro, e al momento del bisogno si aprono, si mettono in acqua salata, si puliscono, si seminano come l'artemia e in 24 ore ho i miei naupli. Quindi tutto sommato è un metodo banale che è sempre basato su una produzione di copepoli, però di base può essere interessante, nel senso che io avrò una serie di boccette, più o meno la durata è 11 mesi, quindi non è così lunga come per l'artemia, però fino a 11 mesi abbiamo ancora tutto sommato un prodotto di una qualità abbastanza decente. Quindi abbiamo visto prima che molte specie a deposizione demersale si possono allevare con rotifere e artemia, tutte queste altre specie che sto facendo adesso, quindi da Centropige flavissimus al Pomacanthus, fino a passare poi allo Zebrasoma e al Paracanthurus, come vedete di fianco non ci sono scritti i nomi dei rotiferi, ma ci sono scritti i nomi di copepoli. Quindi di base il fatto di avere una fase del prolarva, il fatto di avere delle fasi larvali molto piccole in tutti questi pesci a deposizione pelagica, il risultato qual è? Che rotifere e artemia sono troppo grandi, quindi di base dobbiamo per forza di cose utilizzare i copepoli.
E se vediamo questo schema, queste sono alcune delle specie su cui abbiamo lavorato io e altri colleghi, vedete che tutta la prima parte, prima del quadrato rosso, abbiamo delle sopravvivenze che vanno, vedete, dal 90 al 39%, con rotifere e artemia, che sono tutte specie a deposizione demersale. Sotto, invece, abbiamo tutta una serie di specie con deposizione pelagica, dove survival rate c'è ancora un grosso punto di domanda, nel senso che qualcosa va, però vedete sempre utilizzando i copepoli, quindi di base rotifere e artemia per queste specie, almeno nelle prime fasi alimentari, non si utilizzano. Quindi, dando significato a questo coso, sapete che a settembre uscirà questo nuovo film. Allora, quello che stiamo già facendo da un annetto è di non demonizzare il film, perché assolutamente è anche una cosa carina, però di fare un pochino di campagna di sensibilizzazione sul fatto che Paracanthurus hepatus è sicuramente una specie più delicata rispetto a un anfibio, è una specie che non si alleva in cattività, è una specie nemmeno tanto presente in natura, nel senso non ci sono dei siti particolarmente abbondanti, è un pesce che va cercato. Quindi la prossima volta che vedrete questo film o che un figlio di un vostro amico chiederà, fate presente che ognuno di questi pesci è stato prelevato in mare. Quindi l'idea di tenerlo va bene, solo però se siamo nelle condizioni di tenerlo nel miglior modo possibile. Quindi la stessa cosa vale per quando la prossima volta vedete questo acquario o un acquario simile, fatevi la domanda da dove vengono questi organismi. Quindi il mio messaggio, diciamo, finale è: una volta che c'è la disponibilità di avere un prodotto allevato e non pescato, sarebbe da preferire. È vero che a volte costa un pochino di più, però se ci mettiamo una mano sul cuore, diciamo, diamo un pochino una mano non solo all'ambiente ma anche ai pescatori, perché purtroppo il pescatore a volte non si rende conto del fatto che sta distruggendo l'ambiente che gli dà da mangiare. Però quando iniziamo noi, dei paesi, diciamo, civili, a avere delle richieste, di solito poi anche queste persone che vivono in paesi un po' meno fortunati tendono ad adattarsi.